Oh, finalmente con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus Premium potrò finalmente giocare ai titoli per PlayStation 1, 2, 3, PSP su PS5. Però, come dire, non è che ci saranno proprio tutti i giochi. Ci sarà una selezione che magari col tempo si andrà ad espandere sempre di più. Ma per il momento, che ancora non sappiamo bene quali saranno i giochi, come dire, io ho una mia listina dei preferiti, me la vorrei fare. Prendendo quindi spunto dal video del buon Falconero, dove ha fatto una sua tier list sostanzialmente dei titoli più attesi da lui sul catalogo del PlayStation Now, o meglio PlayStation Plus Premium dell'epoca PlayStation 2, colgo l'occasione per fare anche la mia listina personale, ovvero con i miei 5 giochi che vorrei assolutamente vedere nel PlayStation Plus. Ci siamo capiti. Ovviamente fare una lista sui titoli PlayStation 2 adesso diventa sempre più difficile, perché da una parte alcuni giochi già ci sono nel catalogo PlayStation Now, altri invece magari hanno ricevuto delle rimasterizzazioni su PlayStation 3 o addirittura su PlayStation 4, o alcuni di questi persino dei veri e propri remake che sono arrivati poi sull'attuale generazione. Certi casi abbiamo avuto delle remaster non proprio simpatiche. Vero GTA? Ma certe volte ci sono anche dei titoli che sono rimasti relegati su PlayStation 2 e che ad oggi non abbiamo nessun modo di poterci giocare, e quindi io li voglio assolutamente ora. Partiamo infatti con un titolo che mi sta molto a cuore e che attualmente sul PlayStation Now è disponibile soltanto il secondo di questa trilogia, ovvero Ape Escape 3. Eh già, fa strano sentir parlare di un terzo capitolo e non magari del primo o del secondo, però di fatto Ape Escape 2 è già disponibile, mentre il terzo... io non capisco questa scelta di mettere solo il secondo e non anche il terzo. Quindi lo voglio assolutamente. Ed Ape Escape, fidatevi, è un gioco che ancora ad oggi è super giocabile e secondo me non è neanche invecchiato male, anzi, cioè invecchiato benissimo. Un classico gioco d'avventura, super colorato, divertente, con tantissimi gadget, dove il gameplay cambia costantemente di livello in livello. Nel terzo capitolo, nella fattispecie, l'ambientazione, il tema portante era andare dentro i film o le serie TV, e quindi l'immaginazione, il divertimento e le parodie con queste scimmie che andavano a citare, a fare citazioni quindi molto palesi i film western, i film dell'orrore, ma persino anche quelli più smielati come i matrimoni, cose così, tutte in questa salsa comica veramente geniale, e che ancora ad oggi secondo me si potrebbe avere un nuovo capitolo di Ape Escape. I ricordi e la nostalgia fanno sicuramente parte di questa lista, e il prossimo gioco lo è altrettanto. Eh già, parliamo infatti del gioco di SpongeBob il film. Ora, lo so, perché voi direte, ma ti pare adesso il gioco di SpongeBob, ma cos'è? Se non è il masterpiece... Oh, occhio! Sebbene il titolo, il personaggio stesso potrebbe farvi pensare al gioco più brutto in assoluto, in realtà il gioco di SpongeBob, il film, proprio del primissimo film di SpongeBob d'animazione, è in realtà un bellissimo gioco. E non dico a caso che i titoli di SpongeBob Adventure Collectathon siano ad oggi ancora molto interessanti, e non a caso proprio nel 2020 abbiamo avuto la rimasterizzazione slash remake del popolare titolo SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Sostanzialmente il gioco di SpongeBob il film era quasi una reskin di quel titolo, però legato ovviamente al film. E sì, è uno di quei pochi casi in cui un tie-in di un film esce bello, divertente e anche azzeccato. Si riusciva quindi a mantenere la struttura del film intatta, senza troppe modifiche, con qualche piccola eccezione, giusto per allungare un po' il titolo, perché sennò durerebbe troppo poco, e comunque regalando al giocatore sfide interessanti e questo senso di completamento che ovviamente aumentava la longevità del titolo. Proprio qualche giorno fa vi ho parlato in un precedente video di Tomb Raider, che sta per tornare con la Unreal Engine 5, facendo parte del proseguo di questa trilogia di reboot che è cominciata nel 2013. Ecco, ho parlato di reboot proprio perché è ripartita in un certo senso la narrazione di Lara. Ecco, ma prima? Ebbene, tutti sono fissati con la trilogia su PlayStation 1, anzi quadrilogia se vogliamo, addirittura cinque giochi. Ma su PlayStation 2 c'è stata un'altra trilogia che ad oggi
e non si può giocare. Sebbene questi titoli abbiano in realtà una versione su PlayStation 3, ad oggi comunque sul PlayStation Now non sono disponibili né su PS3 e né su PS2 i rispettivi titoli di Tomb Raider, ovvero Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld. E la stessa situazione, ahimè, è anche per i prossimi tre giochi che ovviamente chiudiamo in una sorta di trilogia che vi sto per dire, ovvero i Ratchet & Clank. Io non capisco Insomniac come faccia a non rimettere da qualche parte i primi tre Ratchet & Clank, tre capolavori dell'action adventure che hanno dato vita ad una delle saghe più longeve di PlayStation, questa mascotte che è ritornata in maniera fiammeggiante su PlayStation 4 e poi subito ad aprire le porte della generazione PlayStation 5 con Ratchet & Clank Rift Apart, di cui ovviamente ci ho fatto anche la recensione e ovviamente per me gioco bellissimo. Ma se da una parte possiamo gioire dell'avanguardia tecnologica di quest'ultimo capitolo, dall'altra molte persone si possono ancora cercare di recuperare quelli che sono i primi tre titoli, tre grandi classici che, fidatevi, ancora ad oggi sono super giocabili, divertenti, belli e molto ironici. Non a caso i primi tre Ratchet & Clank avevano nei titoli, soprattutto della versione inglese, dei giochi di parole molto particolari. Vi basti l'esempio di titoli come Up Your Arsenal, o perché no, poi lo citeremo nel catalogo PSP, quello di Size Matters. Insomma, titolazioni a parte, sono tre titoli che dovrebbero essere assolutamente giocabili. E se da una parte pensavo più ad una sorta di remaster, porting per PS4 e PS5, non si è più avuto e quindi, a sto punto ridateci gli originali e ci giochiamo sul Now. Ma poi arriviamo all'ultimo gioco della mia lista. Questo titolo in realtà è anche particolare perché proprio negli ultimi mesi sono girati diversi rumor che ci sarebbe stato una sorta di remake di questo titolo da parte di Activision. Ora, non so se con l'acquisizione di Microsoft i piani sono cambiati, però ragazzi, se voi prendete GTA e lo unite con il mondo dei Simpson, quello che esce fuori è un super giocone. Chi ci ha giocato lo ha già capito. Simpson Hit and Run, ragazzi, è un gioco proprio... è letteralmente GTA però con i Simpson. Fighissimo. Paradossalmente un open world che funziona molto bene, che fa ovviamente parodia di tutte le meccaniche di gioco dei GTA, che all'epoca erano proprio nella loro epopea massima, il loro periodo d'oro con GTA San Andreas e compagnia bella. Ma i Simpson hanno tirato fuori questo titolo che ovviamente era pieno di reference del cartone animato, ma che allo stesso tempo regalava una trama originale che in certi aspetti rompeva la quarta parete e però allo stesso tempo ci regalava un gioco molto ma molto divertente e forse simbolo per me della generazione PlayStation 2. Ovviamente ci sono tantissimi titoli che sono usciti su PlayStation 2 e che non ho citato, però questa era la mia personale top 5 di quelli che sono i titoli poi più vicini a me, che ci ho giocato durante la mia adolescenza, durante la mia infanzia e che rimangono ancora ad oggi, come dire, con un posticino nel mio cuoricino. Però sono molto curioso di sapere la tua lista personale da scrivere qua nei commenti, quindi mi raccomando, dacci dentro e fammi sapere quali sono i tuoi 5 giochi preferiti PlayStation 2 che vorresti vedere sul catalogo PlayStation Now o PlayStation Plus Premium o PlayStation Plus Essential. Vabbè, ci siamo capiti. E dopo aver scritto la lista, perché non cliccare qua a destra per scoprire un altro video, oppure a sinistra per non perderti nessuna notizia del Franky News, la serie che ti tiene costantemente aggiornato sulle news videoludiche tecnologiche, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.